Durante la campagna elettorale ci si concentra troppo su ciò che ciascun candidato farà se verrà eletto, ma non si pensa mai a come agirà se perderà le elezioni, lo ha detto Everett Dirksen. La sua frase preferita era: potete togliere tutti i fiori, ma non potete togliere la primavera. Buonasera a tutti. In un programma di ricordi, in genere si dice è scomparsa, non è più tra noi. Invece questa sera, così, col suo sorriso, voglio ricordare un compleanno. Era il 18 giugno 1943 e a Bologna nasceva lei, nasceva un mito, nasceva un'amica, una compagna, una che ci ha fatto sorridere, ballare, passare tante serate. Nasceva lei, Raffaella Carrà, che pensate iniziò a 8 anni come attrice in un film, Tormento del passato, del 1952. Ma la cosa più importante compiuta da lei è stata proprio la trasformazione dei costumi, una trasformazione fatta con grazia e signorilità. A far l'amore comincia tu, poi tanti auguri a chi tanti amanti ha, sono solo alcuni degli esempi della rivoluzione artistica e culturale operata proprio da lei, da Raffaella Carrà, in un'Italia rigida e bigotta, oppure ancora di più in una Spagna post-franchista che l'accolse a braccia aperte, come noi. Anche questa sera accogliamo i tanti ricordi e buon compleanno Raffaella. Amapola. La casa è il rifugio degli affetti, è un luogo fondamentale per lo sviluppo di ogni persona. Però la casa è anche qualcosa di più, ispira artisti e guida le loro creazioni. Tra questi Francesco Guccini, nato a Modena, bolognese di adozione e oggi residente a Pavana nell'Appennino Pistoiese, che è tra gli artisti la cui produzione letteraria è stata proprio condizionata dalla propria abitazione. Basti pensare che una delle sue canzoni simbolo, che dà infatti il titolo anche ad un album dove è stata pubblicata, Via Paolo Fabbri 43, era addirittura il suo indirizzo di casa di Bologna. Il cantautore afferma: la casa è come un punto di memoria. Non è quindi un caso se negli ultimi anni Guccini si sia stabilito definitivamente a Pavana, appunto dove stanno le sue radici. Addirittura l'album con cui ha chiuso la sua carriera discografica, l'ultima Tool, è stato inciso nel mulino di famiglia, in quel paesino dell'Appennino Pistoiese in cui conosce tutti e tutti lo conoscono, con le stanze trasformate per qualche settimana in sala di registrazione. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te, non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di noi. Ecco, a Pavana ci hanno detto della disponibilità di Francesco Guccini a rendersi così disponibile alle persone che lo vengono a trovare. Infatti non si smentisce perché abbiamo bussato e ci ha aperto.
E quindi grazie. Era aperto, allora ancora di più si dimostra l'ospitalità. Allora, noi siamo qua a Pavana, abbiamo detto un paese che non offre granché, però lei ha scelto di vivere a Pavana, allora forse qualcosa di importante lei lo ha trovato qua. Beh, io ci sono stato i primi 5 anni di vita, anche se sono nato da un'altra parte, e venivo su ogni estate, e quindi come i marinai che girano il mondo poi tornano a casa, così ho girato, ma sono tornato a casa, ecco, questa è la mia motivazione. Ecco, una casa che appunto, dove lei trova solo le sue radici o ci trova anche qualcosa, non so, ispirazione? Ma ispirazione è una parola grossa, ci trovo tranquillità, trovo vecchi amici, nuovi amici, ci trovo delle estati molto fresche, anche se oggi è particolarmente caldo, degli inverni freddi, ahimè, comunque ci trovo un lago vicino, ci trovo dei boschi. Quindi cose. Per lei offre direi molto il paese. Ma sicuramente. Rapporti umani forse anche più veri. Certo, ma una volta venivano in veleggiatura, venivano da Bologna, da Firenze, da Ferrara, adesso sono le mode esterofile, quindi la gente si spinge più volentieri all'estero. Ma qualcuno ritorna e molti hanno la seconda casa qui, quindi. La ragazza entra al banco per scolare, birra chiara e 7-Up, e il sorriso da fossette denti era da pubblicità, come i visi alle pareti di quel piccolo autogrill, mentre i sogni miei segreti li rombavano via e via. Sua bellezza acerba, bionda, senza verde l'aria, quasi triste come i fiori o l'erba di scarpata ferroviaria. Il silenzio era scalfito solo dalle mie chimere che tracciavo con un dito dentro i cerchi del bicchiere. Noi abbiamo un po' percorso questi paesi della vallata attraverso piccoli tratti della via Francigena. Ecco, so che lei partecipa alla vita anche degli altri paesi, lo vedano. Beh, un sì. po' ogni tanto capitare ogni tanto a Spedaletto. Insomma. Poi qualche anno fa giravo di più, camminavo di più a piedi, adesso mi sono appesantito e comunque sì, giro. Allora, noi la ringraziamo così della sua semplice ospitalità, che è nota, ma che in questo modo ha confermato. Grazie mille e arrivederci e buon proseguimento. Grazie. Ma che cosa c'è in fondo a questa notte, quando l'ora del lupo guaisce e il nuovo giorno non arriva mai, e il buio è un fischio lontano che non finisce, di minuti lunghi come il sudore di ore che tagliano come falci i tuoi pensieri, sono un cane in chiesa che tutti prendono a calci. Ma cosa c'è? Cosa c'è? Patria, piastrelle, stazioni secondarie, strade più strade di avventure solitarie, clown della notte, valigie vuote, piene di trucchi per tragedie immaginarie. Amapola. Il 13 settembre del 1982 veniva approvata la legge 646, nota come Rognoni-Latorre. Per la prima volta nel codice penale italiano venivano introdotti il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, l'articolo 416 bis, e la norma per la confisca dei beni ai boss con il loro conseguente riutilizzo sociale. Il testo normativo traeva origine da una proposta di legge che aveva come primo firmatario l'onorevole Pio La Torre e alla cui formulazione tecnica collaborarono anche due giovani magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Pio La Torre, ricordiamolo, era un sindacalista, un parlamentare del PC che pagò con la vita questa sfida alla mafia, venendo ucciso il 30 aprile 1982 in un attentato in cui morì anche il suo autista Rosario Di Salvo. Perché abbiamo parlato della legge appunto Rognoni La Torre? Perché la proposta legislativa fu raccolta dall'allora ministro dell'Interno, il democristiano Virgilio Rognoni, e fu trasformata dal Parlamento nel 1982, 10 giorni dopo l'attentato in cui perse la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, ucciso insieme alla moglie Setti Carraro. Ma per noi è troppo importante approfittarne un attimo, anche perché il ministro Rognoni, fra tutti i ministri, è quello che desta nella gente più attenzione per tanti motivi. Dice: penso di non far paura a nessuno. Signor Ministro, mi è venuta in mente una domanda. Anche oggi sul giornale parlavano di lei, perché indagini hanno scoperto che lei non fa paura a nessuno. Permetta una domanda un po' provinciale, anche un po' patetica. Lei invece paura nella sua veste di ministro ne ha mai avuta? Beh, sa, credo che la paura sia una dimensione che conosciamo tutti, ma talvolta il mio lavoro è così aspro, così duro, che non c'è più spazio per riflettere sulla paura. Si va avanti e credo che questa sia una regola buona per fare anche bene, per quanto mi riguarda, le cose che si hanno per le mani. Ecco, quando arriva sul giornale una notizia come quella di oggi, che magari lei sapeva, ma l'opinione pubblica apprende dai giornali, il ministro Rognoni è sotto il tiro, questo se l'è sempre immaginato, ma addirittura l'attentato era proprio programmato, poi lei è un uomo di fede, che pensieri ha in quel momento? Intanto, più che un pensiero, la prima cosa che io avverto è che rispetto alle cose che io so, i giornali esagerano sempre, e quindi bisogna stare molto, molto prudenti quando si apprendono queste notizie. E sa che il rapporto fra il ministro dell'Interno e la stampa è sempre un rapporto molto difficile. Ed è una difficoltà che io vado così tanto a esserci anche nel rapporto fra i miei colleghi, i ministri dell'Interno dei vari paesi europei e la loro rispettiva stampa. Talvolta noi non possiamo dare la notizia e allora il vuoto di notizia viene riempito dalla fantasia dei giornali. Con questo io però non voglio lasciar perdere l'occasione per portare il doveroso ossequio e il doveroso apprezzamento alla stampa, ai giornali italiani, che hanno condotto una battaglia molto importante nel contribuire a tenere alto il costume del nostro paese in relazione a una necessità di lotta contro il terrorismo e contro la violenza. Lei sa che io ho sempre detto che la battaglia contro il terrorismo non può essere condotta soltanto dalle forze dell'ordine o dei magistrati, è una battaglia che si articola in diverse trincee, una delle quali è certamente quella che è occupata dai cittadini, con la loro tenuta personale, morale, civile, e l'aiuto della stampa è molto importante. Io qui non voglio ricordare le polemiche che sono sorte nel nostro paese in occasione di alcuni atti terroristici molto, molto duri, molto dolorosi, ma in definitiva con qualche defezione io credo che anche la stampa abbia fatto la sua parte in questa lunga battaglia che stiamo conducendo contro il terrorismo. Signor Ministro, se il Ministro non finisce, il Ministro degli Interni, per non avere nessun successo nei confronti dei terroristi, se fosse successo questo, è il Ministro un po' incapace, il Ministro inefficiente. Ora è avvenuto che invece il Ministro degli Interni Rognoni di successi nei confronti dei terroristi ne ha ottenuti davvero tanti. Ecco, secondo lei, vediamo un po', è una domanda un po' difficile farla a lei, perché insomma, dice, cosa volete che parli di me, ma insomma l'organizzazione del Ministero degli Interni, il Ministro che si impegna, che percentuale di importanza ha in un successo come quello ottenuto recentemente contro il terrorismo? Non disconosco affatto i successi che abbiamo ottenuto, ma questi vengono da lontano, nel senso che
la battaglia contro la violenza, contro il terrorismo, conosce fasi alterne. Io ho sempre temuto una pubblica opinione che si lasciasse prendere dalla emotività. Di fronte a certi atti terroristici così efferati come quelli che abbiamo attraversato, come quelli che abbiamo conosciuto, è venuta dal paese una domanda di sicurezza talvolta estremamente emotiva, ma a questa domanda di sicurezza noi abbiamo sempre risposto con calma, con determinazione, ma con molta serenità, rimanendo all'interno del quadro costituzionale, rispettando con estremo scrupolo i diritti di libertà, le garanzie costituzionali. Questo lo dobbiamo dire, lo devo dire, non certamente per orgoglio di mandato, ma per dare testimonianza a tutti gli operatori di polizia di un lavoro serio che hanno fatto e stanno facendo. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo. E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità. C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica. Amapola, amapola. Nel 2013 la scomparsa di Lucchini segnò la fine di un capitalismo che poneva al centro l'industria. È stato infatti l'ultimo dei grandi industriali italiani. Una magnifica parabola dalle valli bresciane al re dell'acciaio e a numero uno della Confindustria. Cresciuto nel clima della ricostruzione postbellica, figlio della provincia operosa, capace di modificare con la sua attività proprio gli assetti storici, economici e sociali di intere vallate e addirittura di tutto il paese. La vita dell'impresa, la sua fatica quotidiana, la centralità della fabbrica hanno segnato l'intera vita di Luigi Lucchini, di presidente di Confindustria, di membro del comitato consultivo della CEE e protagonista per oltre 30 anni delle vicende finanziarie e bancarie del nostro paese. Il segreto dei suoi successi si può trovare nel suo carattere semplice e rigoroso, ereditato da un'educazione familiare popolare e, perché no, anche dagli studi magistrali della sua giovinezza. Sentiamolo un attimo da vicino, perché i nostri telespettatori lo vedono spesso, sempre sui giornali da tutte le parti, però è lontano. Parla con grande piacere dei problemi dell'industria e della Confindustria. Sei appassionato a questo ruolo? Beh, è il mio campo. Io ho sempre fatto l'imprenditore. Naturalmente in un ruolo differente, cioè un imprenditore nell'azienda che guardava i problemi dell'azienda. Adesso devo fare il rappresentante degli imprenditori, il che è un po' differente, perché l'imprenditoria non è tutto uguale, perché i problemi sono diversificati e perché la responsabilità non è specialmente oggi indifferente. Presidente, in genere alla presidenza della Confindustria di solito chiamano l'imprenditore più bravo nel campo dell'industria. Lei è stato un imprenditore bravo ed è un imprenditore bravo. Scelgono il più bravo. Scegliendo me forse non hanno scelto il più bravo. O comunque in Confindustria ci deve andare una persona che abbia perlomeno un po' di carisma, no? Che sia stato imprenditore. In secondo luogo una persona che abbia del tempo, perché per fare il presidente della Confindustria bisogna farlo full time, bisogna dimenticare la propria azienda. Difatti io la mia azienda l'ho lasciata in mano a mio figlio e non me ne pento del resto. Purtroppo l'industria ha bisogno
di tutti, quindi ha bisogno dei politici, ha bisogno dei sindacati, ma specialmente ha bisogno dell'opinione pubblica. E oggi noi abbiamo come compito principale quello di far conoscere all'opinione pubblica che non siamo quegli uomini feroci, senza scrupoli, che ci dipingevano diversi anni addietro. 70 anni 70. Ecco, no, noi siamo delle persone che, pur avendo un compito preciso, cioè quello di fare profitto, lo facciamo nella coscienza che, facendo il nostro profitto, facciamo anche il bene del paese. Mi dica del carisma, questa è una parola che mi piace. Lei dice, scelgano anche uno che ha carisma. Il carisma è quello di essere attaccato al lavoro, di avere, mi perdoni se un po' magari mi autoincenso, ma di avere una coscienza pulita, perché la pulizia è una delle cose molto importanti per fare bene l'imprenditore. Io dico che un uomo economico ha la più grande furbizia quando ha l'onestà, perché se non ha l'onestà vuol dire che non è nemmeno furbo. Vuol dire avere avuto, oltre che la capacità, anche la fortuna di aver fatto strada, di essersi comportato bene, di aver fatto delle opere per cui il Presidente della Repubblica lo può aver fatto cavaliere. Lo può fare cavaliere del lavoro nel vero senso della parola. E qui dico questo perché purtroppo ci sono anche delle eccezioni. Ho la sensazione che non risentano, o che sia anche difficile che nel futuro possano risentire di questo che voi dite essere un momento particolarmente favorevole. Che ne pensa? Lei ha fatto una domanda, se mi permette, non voglio farle un complimento, molto ma molto intelligente. L'economia italiana va bene, ma è fatta a macchia di leopardo, cioè ci sono delle aziende che producono utili perché hanno fatto innovazione, perché hanno potuto usufruire anche di questi corsi favorevoli della borsa e quindi si sono autofinanziate, ma esistono anche delle aziende che sono ancora in difficoltà. Se non sapessi che il tuo amore non ha sonno e rimane, non sapessi amare, se facessi questo sbaglio, potrei morire e non dormire, lasciarmi andare, precipitare e fare un buco così profondo. Se gli chiedi quali siano i tre errori che un mago non deve mai commettere, Gaetano Trigiano risponde senza dubbi: mai pensare che il pubblico sia ingenuo, mai mettere in scena numeri poco curati e soprattutto mai sbagliare. Toscano, 44 anni, in attività da una ventina, Trigiano è stato definito il David Copperfield europeo. Con i suoi originali spettacoli ha raccolto successi dall'Europa all'Asia e ha stupito milioni di spettatori attraverso anche le televisioni di tutto il mondo. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Pensate, nel 2007 a Parigi ha avuto come premio il Mandrake d'Or come miglior artista magico. Ma più che descriverlo, la cosa migliore, sapete qual è? Osservarlo all'opera. Ma la passione quando ti è nata non è una passione proprio, né un mestiere, no, normale, usuale, diciamo. In effetti tutti mi chiedono non come fai, ma perché lo fai, perché io da piccolo ero un po' diverso dagli altri. Gli altri giocavano a calcio, tipo all'oratorio, io stavo in cantina e segavo la mia nonna, quindi è proprio una deviazione, chiamiamola, sì. Ora, come lo fai non te lo posso chiedere perché dovresti svelare i trucchi del mestiere e so che è assolutamente vietato. Sì, esatto.
E allora cosa mi chiedi? Non lo so, ad esempio stasera che cosa ci farai vedere? Se mi dai, dammi una mano, guarda, cerchiamo. A me. Cercami un bell'uomo. Un bell'uomo e non me ne... dalla parte di là, io vado di qua, cerchiamo un bell'uomo dalla parte di qua. No, ma trovalo tu, perché non me ne intendo tanto. No, basta un bell'uomo, eccolo. Prendine uno. No, scherzo. Eccoci qua. Scusa. Aia. Walter, un bell'uomo, trovami un bell'uomo. Due me ne servono. Ah, un bell'uomo. Eccoci qua, guarda, si metta pure dalla parte di qua, ci organizziamo un po' che il palco è un po' piccolo. Ok, lei si chiama? Francesco, molto lieto. Di cosa si occupa lei? Vendo auto. Io. Vende auto nell'ambito della delinquenza. No, è giusto che lo dica prima come si chiama, che forse non esisterà più dopo questo. Ok, cerchiamo un altro esercizio. Tu l'ho trovato. Ciao, Giulia. L'ho trovato. Eccolo qua. Ho trovato un bell'uomo. Ecco, prego. Vai, prego. Avevo detto un bell'uomo. Ciao, come ti chiami? Bruno, prego Bruno, vieni dalla parte di qua. E come Walter, sono mago, non sono scemo. Trovo anche la ragazza. Allora, Giulia hai detto, sì. Un nome da donna, hai scelto. Ok. Allora, quello che devi fare, Giulia, è per un attimo rimanere qua. Vorrei che tu, Bruno, controllassi questa cinghia, che è una cinghia di cuoio ben resistente. Okay. Ah, senti, volevo dire una cosa. Oggi è il suo compleanno. Auguri a Bruno Lago. Auguri, Bruno. E ieri è stato anche il compleanno del nostro amico Marco Masini. Controlla che la cinghia è ben stretta. Bene, a questo punto Bruno, guarda, ci sono due buchi sul tavolo, uno più grande e uno più piccolo. Vorrei che tu lo controllassi, che è un tavolo molto fine. Molto fine, Te vedo vai in palestra da matriciano, Sta pancetta. Ok, devi inserire il capo della cinghia all'interno del buco più piccolo, in maniera che attraversi completamente il tavolo. Eccoci qua. E adesso Giulia, vero? Ok, ho bisogno di te. Ok, vieni pure dalla parte di qua. Vorrei che tu ti sedessi. Vieni pure qua. Ora siamo un po' nello stretto. Dovresti sederti qua su questo tavolo. Ok. Ti senti rilassata? Ok, vuoi togliere questa giacca? Ok, è meglio che la togliamo. Togliamo un attimo la giacca. Ok, questa. Meglio. Poi, sì, sta più comoda. Grazie Walter. Ok, ti devi mettere seduta in questa posizione, ok, girata, vai pure più indietro, qui dobbiamo legarti. Ti rispetto se ti tolgo anche le scarpe? Perfetto. Ok, il tuo compito è quello di legare la ragazza per i piedi. Ok, grazie Walter. Sì. Bene, a questo punto Bruno fai un passo in avanti e dovresti legare Giulia qua, scusa se mi permetto, legare Giulia per il collo. Ok, afferra la cinghia e senti con due mani. Non te la porta via, no. Se no il gioco non si fa. Ok, il pubblico è di là, non ti vergognare. Anch'io mi vergognerei, ma non ti preoccupare. Tienila ben salda al tavolo. Bene. Ok, a questo punto, Giulia, abbiamo qua una benda. Ora io ti benderò. Ah, per chi fosse arrivato adesso, non è un film porno, perché questa legata, bendata, qualcuno potrebbe pensare. Io ti benderò gli occhi in questa posizione, ok? Ok, dimmi se è troppo stretta. Ci siamo? Ecco qua. Adesso Bruno, prendi il capo e tu lasciati pure andare, che ti reggo io, e costringi la ragazza, piano piano, vai, tira giù, al tavolo. Eccoci qua. Ecco, a questo punto devi rilassarti, devi tenere le mani qua lungo il corpo e non le devi muovere, non ti devi muovere per nessun motivo, ok? La testa leggermente girata verso il pubblico e questo è il momento più bello. No, devi stare ferma. No, mi raccomando, no, è molto... Che devo fare? Niente, non devi fare assolutamente niente. Ok, devi stare... con le braccia lungo il corpo, è molto importante che tu... C'è l'ambulanza, c'è fuori. Sì. Santillo, siamo assicurati, vero? Sì. Allora, devi stare ferma, questo è molto importante, che tu stia ferma e rilassata, come se tu fossi al mare, fai conto di essere al mare, rilassata, e poi devi fidarti di me, anche perché non ha scelta. Ok. Non ti muovere, eh? Ok, Giulia viene... bloccata con due scatole in maniera che lei non possa più cambiare idea. Pippo, mi puoi aiutare? Ok, se riusciamo a venire davanti, fai passare un attimo il maestro.
Ok, controlla tipo questa lama, che è una lama d'acciaio. Sì. Ok, grazie. Vorrei che tu controllassi che la lama prende per tutta la larghezza la scatola e la ragazza non ha possibilità di muoversi all'interno, non ha nessuno spazio. È vero, è vero. Ok? Grazie Pippo. Ok, tienila ben stretta, forte. Lei non si deve muovere per nessun motivo, tienila ben stretta. Io mi allontano. Ok. Sì, Pippo, allontanati perché... Dalla parte di qua, eh? Tienila ben stretta. Sull'assicurazione non sono convinto. Ok, Giulia ancora legata. No, ha delle gambe robuste, eh. Non la mollare. Ok, non la mollare mai, eh. Tienila ben legata. Anche tu dalla parte di qua. Scusa, eh? Grazie. Signori? La donna tagliata in due. Un pezzo di qua, un pezzo di là. Come va? Come va? Vuoi un microfono? Non risponde più. Ah, non risponde. Quale pezzo preferisci? Quello che non parla, eh. Ma guarda questo qui, Pippo, dai, rimettiamola insieme. Ok, non la mollare mai, eh. Ok, le due spade, le due lame. Le due lame ancora la dividono al centro. Grazie. Eccola. Grazie a Gaetano. Eccola. Giulia. Aspetta che vado col microfono da Giulia, Com'è? Prego Giulia. Brava Giulia, come diceva Vasco. Tutto a posto? Ok. Ma guarda quanto, come è meglio. Grazie. Adesso di prima. Cosa facciamo a questo punto? Ci salutiamo perché con queste note Amapola termina anche questa settimana. Come dico sempre, fra 7 giorni saremo ancora qui con altri ricordi, altri personaggi e altre storie di raccontare. E come sempre, una buona serata a tutti.